La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Eccoci amici, ben ritrovati. Torna il Gran Derby Triveneto. Non che con il Chievo non ci fosse stato, certo, però quando andiamo a parlare di derby, Udine-Verona, ovviamente in testa risuonano gli echi di quello che è stato un gran derby con l'Hellas Verona, in cui l'Hellas si è giocato lo scudetto e l'Udinese spesso e volentieri ha fatto bella figura. Di queste altre andremo a parlare insieme al nostro storico per antonomasia, Guido Comirato. Ciao Guido, ben trovato. Ciao Massimo, ciao ai nostri telespettatori. Sì, hai detto bene che è un derby triveneto particolare, perché nel passato, anni 80 in particolare, era davvero una sfida che alimentava interesse, curiosità, emozioni. Tutta la settimana se ne parlava. Ad onore del vero, il Verona era più forte dell'Udinese, ma sino a un certo punto. Adesso più forte perché il Verona ha vinto lo scudetto e quindi lo etichetti Verona migliore dell'Udinese. In realtà al Verona in quell'anno, 1984-1985, è andato tutto bene. Perché il Verona aveva acquistato chi in prestito, chi a titolo definitivo, giocatori che venivano scartati, tra virgolette, dai grossi club. Tricella. Tricella era la riserva di Scirea, per esempio. Quindi lo avevano dato al Verona perché migliorasse, perché facesse il salto di qualità. Di Gennaro. Fanna che sembrava ormai anche lui. Galderisi, non so come, quell'anno era stato un grandissimo giocatore. El Chiar, sì, Brigel, Garella che parlava stesso, tutto, sì, ma è durato un'annata. Dopo il Verona si è sgonfiato come neve al sole, si è sgonfiato e si è sciolto come neve al sole. L'Udinese invece, sempre in quel periodo, 83-84, 84-85, era stata costruita per cercare di vincere nel giro di 2-3 anni al massimo lo scudetto, ma in strada facendo, e sto parlando della primavera del 1984, Dalcin dice: io me ne vado, mi sento stretto in questa società, e si è rotto il classico giocattolo. È vero, infatti. Era l'Udinese di Zico, era l'Udinese di Causio, di Miano, di Mauro, era una squadra quindi anche giovane. E doveva arrivare anche Junior, si parlava di un altro centravanti, di Giordano. Perché di Giordano? Perché la Lazio aveva come sponsor il gruppo Zanussi con il nome Seleco. Ed era già stabilito, l'anno dopo viene a Udine Giordano e sappiamo tutti chi è stato Giordano. Comunque, questo è stato parliamo del passato per ricordare i precedenti che sono stati avvincenti. Infatti, quello che sta dicendo Guido è anche oggetto delle nostre immagini, non proprio l'anno dello scudetto del Verona, prima e dopo. 1983, andiamo a vedere un pareggio interno, 1-1 con grandi firme. Zico da una parte, Fanna con deviazione dall'altra. Finisce 1-1. Arriva la rete di Zico su questa azione. Mauro va a rimettere la palla, si inserisce Marchetti, il cross, la zampa di Zico ed è gol, 1-0. Il pareggio del Verona viene improvviso. Fanna, il friulano Fanna, tira, c'è una deviazione ed è autorete. È il gran gol di Fanna, quello che ha vanificato l'iniziale vantaggio di Zico con un cross da destra, Marchetti, lui abile, pronto, scaltro a battere il portiere, anticipare in pratica il portiere Garella. Poi c'è stato nel secondo tempo questo capolavoro di Fanna, un gran gesto tecnico, 1-1, una bella partita, 43.500 persone al Friuli, non il tutto esaurito, perché il tutto esaurito l'abbiamo avuto in almeno 10 gare, ma non quella volta, perché evidentemente il Verona non era considerato ancora, una squadra di richiamo, ma comunque un gran pubblico. A Udine 43.500 persone più i portoghesi, che ci sono sempre stati, è un pubblico da squadrone. Non lusitano.
Detto questo, caro Guido, 1986, altro pareggio, 2-2, con marcatori importanti e marcatori, non dico improbabili, ma non così consueti nel tabellino. Vale a dire, doppietta di Ciccio Graziani, il secondo gol è bellissimo da parte dell'attaccante bianconero, dall'altra parte doppietta di Verza, con due gol quasi uguali. Udinese e Verona 2-2, due gol di Verza, ecco il primo per la formazione veronese, bel colpo di testa al settimo minuto, e due gol di Graziani per la formazione friulana. Stiamo per vedere il gol del pareggio realizzato dall'anziano giocatore ceduto dalla Roma. Ecco l'azione, colpo di testa di Graziani, 1-1 al nono minuto. Al 26esimo minuto è ancora Graziani che realizza per i bianconeri, con un gran tiro da lontano al termine dell'azione che stiamo seguendo. Bertoni smorza il pallone sul limite dell'area, tocca indietro, Graziani porta in vantaggio i friulani, 2-1, ma al 40esimo sempre del primo tempo, ancora un gol di testa, 3 su 4 i gol di testa in questa partita, realizzato da Verza su punizione di De Agostini, 2-2. Sì, è stato anche quello un bel derby, sai. L'Udinese stava cercando di risalire la china, era partita da meno 9 per la vicenda del Totonero, risalente però alla precedente gestione di Lamberto Mazza, e la nuova gestione, quella di Pozzo, si trovò il Pampalugo in mano, in poche parole, problema serio. E dovette partire con meno 9, però sai, Pozzo io l'ho sempre considerato tra virgolette un testardo, uno che non molla mai, un vincente, e pur con quella penalizzazione si è rimboccato le maniche. Inizialmente la sua avventura è stata caratterizzata da alti e bassi, il cosiddetto effetto Salisendi, poi ha cominciato a capire il calcio in tutti i suoi risvolti e ha costruito una squadra che con lui io la considero la migliore delle provinciali. Per forza, lo dice la storia, Lo dicono i numeri, questi non si cancellano con le chiacchiere. Sì, una portaerei, sono d'accordo con te. Andiamo un pochettino più avanti, quasi in era recente, quasi. 2001, un giocatore e un uomo che contraddistinguono quella partita. Il giocatore è Gian Piero Pinzi, l'uomo ovviamente è Roy Hodgson, per i motivi che ci spiegherà successivamente il nostro Guido Comirato. In quel match passa in vantaggio il Verona, vince alla fine 2-1 l'Udinese. Con vantaggio iniziale del Verona, Oddo, futuro tecnico dell'Udinese, calcia il rigore, glielo para Gigi Turci, elaborata l'azione che porta poi al vantaggio sempre dello stesso Oddo. Successivamente Gian Piero subisce un fallo che costringe in 10 uomini il Verona, rigore per l'Udinese, lo calcia Roberto Muzzi. Muzzi due volte fa gol in entrambe le circostanze, e alla fine il gol di uno che non era abituato a segnare, come Gian Piero Pinzi. Trenino sotto la Nord, 2-1 Udinese. Cominciamo dal quarto minuto, lancio di Alghera per Muzzi, che va via di potenza Paolo Cannavaro, poi Muzzi calcia sull'esterno della rete. Al decimo, c'è un lancio per Muto, oggi in campo con una mascherina protettiva, Caballero lo chiude così da ultimo uomo, ma l'azione per l'arbitro Farina è regolare. Poi c'è una bella conclusione di Alghera dai 30 metri, esce di poco al lato. La partita comunque stenta a decollare, bisogna andare al 38esimo, torre di Sosa per lo scatto di Muzzi che entra in area di rigore. Bravo a vedere il Ghera che calcia al volo, para Ferroni. Immediata la reazione del Verona in contropiede. C'è questo scambio tra Frick, Mutu e ancora Fritt che si inserisce bene in area di rigore. C'è ancora una splendida parata di Turci, occasione Verona al 39esimo. Che andiamo a rivedere. Poi al 42esimo si fa male il danese Jorgensen dopo questo contrasto con il croato Seric che viene ammonito, cartellino pesante per Seric, come vedremo. Jorgensen comunque si fa male e viene sostituito dal brasiliano Marcos Paolo. E primo tempo che si conclude con quest'altra occasione per Frick che insiste nell'azione personale ignorando sulla destra Camoranesi. Poi l'arbitro Farina fischia alla fine del primo tempo, si va a riposo sullo 0-0. E siamo alla ripresa, nono minuto, Leonardo Colucci, cross dal fondo, l'argentino Camoranesi si vede negare il gol ancora da uno splendido Turci. Insiste il Verona, cross basso di Oddo, la palla finisce a Frick, ma c'è ancora Turci sulla traiettoria. La supremazia del Verona è premiata però al 23esimo, doppia finta di Mutu su Caballero, poi entra Seric che va giù.
per Farina il rigore, punita la scivolata del difensore honduregno. Tira Oddo, grande parata di Turci, ribadisce Oddo di testa, salva sulla linea Bertotto, poi il cross di Camoranesi al terzo tentativo, Oddo supera Turci, un gol davvero rocambolesco e Verona in vantaggio al 24esimo della ripresa. Ma la gara dell'Udinese, intanto andiamo a vedere appunto il gol di Oddo, diciamo la gara dell'Udinese comincia proprio qui. Al 34esimo la squadra di Malesani resta in 10, espulso Seric al secondo cartellino giallo, l'Udinese dunque torna a crederci. E al 36esimo, per questo contrasto che non sembra così grave tra l'ex Zanchi e Delghera, Farina assegna il rigore alla squadra di Hodgson, allarga le braccia a Malesani, segna Muzzi, ma l'arbitro Farina fa ripetere perché ci sono giocatori in area di rigore. Calcia ancora Muzzi ed è il gol del pareggio al 38esimo, decimo gol stagionale di Muzzi. Poi, pochi minuti al termine, l'Udinese schiaccia in area il Verona, mischia furibonda, alla fine spunta il destro di Pinzi ed è il gol partita. Davvero molto inglese questa espressione di Hodgson, complimenti comunque a Giampiero Pinzi per il primo gol in Serie A. E sull'altro fronte ovviamente sconsolato e deluso Malesani. Ricordo quella partita, prima di parlare di Hodgson, ricordo le grandi parate di Turci, ha parato anche un rigore a Oddo. Ma è stato determinante su un contropiede in uscita a sventare la minaccia. Allora, tutti parlano di Handanovic che è un grandissimo portiere, di Pagliuca che è stato un grandissimo portiere, come estremi difensori para rigori. Ma il nostro Turci, qui a Udine e a Cremona nel proseguo della carriera, ha parato 11 rigori e in questa speciale classifica è nei primi 10 posti. Quindi era un pararigori, 11 ne ha parati ed è stato un portiere che ha lasciato qui il segno perché è nei cuori ancora dei tifosi bianconeri, perché si è fatto ben volere, perché prima di essere giocatore si è dimostrato uomo e poi si è dimostrato grande giocatore. Ricordo il saluto che diede ai tifosi bianconeri, fu una frattura al perone in un torneo che doveva essere tre gare, un triangolare, poi ci fu un solo incontro con la Rezzana, si ruppe il perone, fu operato, stiamo parlando di agosto, e entrò in campo a dicembre per poi in pratica non perdere più il posto. Per quanto riguarda Hodgson, quella fu la sua ultima partita. Fu la sua ultima partita perché Roy Hodgson non aveva ancora capito quello che doveva fare, quello che il Pozzo volevano che lui facesse, ovvero il lavoratore, cioè allenatore di campo, non commissario tecnico. Lui era abituato a parlare con i giornalisti, molto gentile, molto disponibile, sì, affabilissimo, vero? Capiva anche di calcio, per l'amor di Dio, e non per nulla sta facendo ancora, lavora ancora nel calcio, ha allenato grandi club e ha allenato anche la nazionale svizzera, per esempio, oltre che quella inglese, però non era un lavoratore. Perché? Perché non era abituato a fare l'allenatore, ma era abituato a fare il selezionatore, il responsabile delle nazionali. Ha cominciato con la Svizzera. E qui lui era convinto che la squadra di più non potesse fare, in realtà Pozzo pretendeva qualcosa di meglio. È vero che le cose dopo sono andate peggio, perché lui è stato esonerato con l'Udinese che era settima, quindi l'Udinese è andata peggio, ma Ventura, e io giustifico la negativa esperienza di Ventura, si è trovata una squadra che atleticamente non c'era, proprio perché non era stata preparata d'estate in Austria, nel tiro austriaco, dal tecnico inglese, tant'è che l'Udinese nel 2002 si salvò per il rotto della cuffia, vincendo 2-1 a Lecce. Tra l'altro, obiettivamente, a onor del vero, a Ventura va dato merito anche di un'altra cosa. Sì, Giampiero Pinzi, Morgan De Santis, Vincenzo Iaquinta, Davide Michele fecero la carriera che poi fecero in quella stagione, giocarono con una certa continuità, gli venne data fiducia e cominciarono a tirar fuori la testina. Sì, tutto vero quello che dici, io ricordo tutto. Ha avuto anche dei meriti sacrosanti, per l'amor di Dio, Ventura. Tutto sommato ha salvato la squadra, però non mi è piaciuto nel finale quella rottura con Turci. Con Turci, lì allora Turci, forse gli spettatori non lo sanno, Ventura cercava sempre scuse, dava la colpa, è colpa tua, oggi abbiamo pareggiato perché tu hai sbagliato così,
A un certo punto Turzi si è stufato, dice, ma la smetta sempre di accusare gli altri, accusi anche se stesso qualche volta. Vero. E c'è stata la rottura nelle ultime quattro gare. Sempre ha giocato Morgan De Santis. De Santis e il signor Turzi è stato ceduto. È stato ceduto, è vero, molto molto vero. Noi chiudiamo il giro dei nostri contributi con Oddo in panchina. Oddo che ci ha fatto gol nel 2001, Oddo siede in panchina nel 2017, quarta vittoria consecutiva della gestione di Massimo Oddo con un 4-0 sul Verona alla Dacia Arena. Proprio non c'è partita, un Udinese straripante. Turno prenatalizio mette di fronte Udinese Dellas Verona in questa sorta di derby tra i bianconeri e i gialloblu. Tifosi del Verona che arrivano in massa per sostenere la squadra di Pecchia, rivitalizzata dopo il 3-0 inflitto al Milan di Gattuso, vuole tornare immediatamente a vincere l'Udinese di Massimo Oddo dopo la parentesi in Coppa Italia con la sconfitta di misura contro il Napoli, con buone indicazioni ma anche con tanti non titolari utilizzati dal primo minuto, titolari che tornano invece in questa sfida con Lasagna e Maxi Lopez davanti, a centrocampo i cechi Barak e Jankto con il ritorno da titolare di Valon Berami. L'inizio è tutto di marca bianconera e lo sarà tutta la partita con il cross di Widmer, batti e ribatti in aria con il tiro murato di Barak. Alla fine Jankto riesce a servire Ali Adnani il mancino, è facile però per Nicolas che blocca la sfera senza troppi problemi. Anche per Ali Adnan una grande prestazione quest'oggi, qui il suo cross trova la testa di Widmer, Lasagna non riesce a dare potenza all'ulteriore colpo di testa. L'asse Ali Adnan-Widmer sarà comunque quello vincente, gli esterni che sono davvero molto convincenti nella squadra di Oddo. Eccolo qua il cross dell'iracheno per Widmer che la rimette saggiamente in mezzo, rotea sul pallone Antonin Barak che la mette in rete senza lasciare scampo al Nicolas ed è il quinto gol del suo campionato, davvero eccellente. Lo stop fa perno su Bruno Suculini e poi la mette sul primo palo, nulla da fare per il portiere brasiliano, gol del vantaggio dell'uomo che sta diventando sempre più decisivo per la squadra di Massimo Oddo, non a caso l'unico vero insostituibile, insieme anche a Kevin Lasagna che qui propizia la seconda rete, arriva su una ribattuta di Nicolas, parata ancora del portiere brasiliano ma Widmer è implacabile, si butta non sulla seconda ma sulla terza palla, un Udinese che ha fame, che non lascia scampo al Verona, una leggera deviazione sulla linea di Hertò che non evita però il raddoppio di Sylvain Widmer che torna al gol dopo praticamente più di due anni non segnava da Empoli, con quel tiro cross fortunato che era finito in rete per la vittoria dell'Udinese in quella circostanza. Poi il secondo tempo dell'Udinese è da scuola calcio, Jankto prende di filata la difesa del Verona, apparecchia per Maxi Lopez, para Nicolas di piede, poi è fuori gioco di Jankto, unica pecca di questa partita il gol non trovato dall'attaccante Maxi Lopez che ci ha provato davvero in tante occasioni. Poi ancora Ali Adnan serve Jankto, cross col contagiri per il destro di Widmer che però la cicca malamente, va addirittura vicino a quella che sarebbe stata una storica doppietta per Sylvain Widmer, gioca sul velluto l'Udinese, il Verona non c'è, altro cross di Widmer, tocco di Lasagna intelligentissimo per Antonin Barak, doppietta per il centrocampista ceco che ancora una volta con il mancino sul palo del portiere brucia Nicolas, doppietta e fanno 6 in campionato e i mirini di tutte le grandi squadre europee che già si sono accesi da qualche tempo sul numero 72 bianconero sicuramente torneranno a farlo. Gode nel frattempo l'Udinese, gode Oddo che vede i suoi andare alla grandissima. Lasagna va vicino a un gol che merita dopo una prestazione assolutamente mostruosa dell'ex Carpi che qui va a chiudere un triangolo perfetto con Jankto, una sassata, traversa e rete, nulla da fare per Nicolas, eccolo il gol che il numero 15 strameritava per continuare la striscia. Lasagna che non vuole assolutamente smettere di segnare, grande la conclusione di Kevin Lasagna, Udinese che fino al 93esimo prova a cercare anche la quinta rete, lo fa in questa circostanza con un altro cross di Ali Adnan, traversa di Struger Larsen di testa che poi cerca una rovesciata improbabile, palla che finisce fuori, è un'occasione clamorosa per il difensore danese, finisce qui quarta vittoria consecutiva per l'Udinese di Oddo, il record non succedeva dal 2012-2013. Hai ragione, ma mi viene da sorridere vedendo quel filmato, perché cosa è cambiato rispetto ad allora in Lasagna? E niente, è cambiato niente, stavolta Lasagna è più sfortunato, quella volta ha tirato un bolide, ha preso attraverso il pallone, è andato dentro. Hai ragione tu. Nell'ultima partita
quella di Brescia, ha tirato un altro bolide dopo uno spunto portentoso, perché ha uno scatto micidiale, traversa. Cosa è cambiato? Quella volta era un grande, adesso è un bidone. Hai ragione. Poi ovviamente la verità è nel mezzo, è un giocatore secondo me importante. È un giocatore importante per noi. Però quella volta tutti a Usanarlo, che gran gol che ha fatto. È vero, è vero. E calcia alla stessa maniera, come ha calciato a Empoli, come ha calciato altre volte che non gli hanno dato. La domenica c'era poi Barak che era veramente il turbo dell'Udinese. Tutti stavano bene. Stavano tutti bene, eccetera, eccetera. È stato un peccato che il primo a perdere la testa... L'allenatore Oddo, perché l'allenatore Oddo dopo la successiva vittoria, la quinta di seguito, a Bologna, cominciò a parlare... Tabella. Sempre più apertamente, sempre più in maniera inequivocabile di UEFA. No. Ci mancano tot sono vittorie, segnali clamorosamente negativi a livello mentale che vengono lanciati verso i giocatori. I giocatori devono rimanere umili, i giocatori non possono assolutamente abbassare la guardia. Se poi l'esempio viene dall'allenatore, fai la frittata e questa frittata ha avuto come ingredienti poi 11 gare perse consecutivamente. L'Udinese si è salvata con l'arrivo di Tudor. Un peccato perché era una buona squadra. Sai, dopo è facile dire che scarsa Udinese hanno messo in piedi i Pozzo. È troppo facile parlare, bisogna fare tante considerazioni. Bisogna essere il più possibile sereni e obiettivi nel fare una disamina nei confronti di una squadra. Quell'Udinese era abbastanza valida per poter arrivare a metà classifica. 11 gare consecutive, un'altra squadra al posto dell'Udinese sarebbe retrocessa, sto parlando di una provinciale ovviamente. Evidentemente aveva delle qualità, aveva ancora una buona dote e poi aveva ancora la reazione, quindi la qualità per riprendere a correre e a porsi in salvo. Da Benevento in poi la rincorsa alla salvezza. Guido, 0-0 all'andata nel match del Bentegodi con una buona Udinese per la prima mezz'ora, i primi 40 minuti, poi una paratona incredibile su Stepinski da parte di Musso a salvare la squadra. Poi nel secondo tempo. Io mi ricordo benissimo la gara dell'andata e ti dirò che il Verona, che ha pareggiato 0-0, era la brutta coppia dell'attuale squadra. Mi è sembrata, nel ricordo, mi sembra simile al Brescia di domenica scorsa. Ah, ecco. Poca cosa. L'Udinese ha pareggiato perché ha giocato male, malissimo nel secondo tempo. Avesse proseguito a giocare come nel primo, probabilmente avrebbe vinto. Perché ho visto un brutto Verona senza attacco. Non è ancora con un attacco perché gioca senza punte, però onore all'allenatore che ha plasmato una squadra consentendo a tutti di essere propositivi, di essere coraggiosi, di formare un blocco armato. C'è una notevole qualità dal punto di vista atletico perché Verona corre moltissimo. Quattro giorni dopo aver pareggiato a Roma con la Lazio, hanno battuto la Juventus, vuol dire che stai bene fisicamente, atleticamente e come computer, come testa. Vero. Guido, cosa dicono i precedenti? Che siamo in perfetta parità, 10 vittorie cada uno e un pareggio, e 11 pareggi, compreso quello dell'andata, era 10-10-10, adesso 10-11-10, quindi 10 affermazioni Udinese, 10 Hellas e 11 i pareggi. Bisogna interrompere. Per quanto concerne le reti segnate non sono moltissime, 48 l'Udinese e 42 la formazione scaligera. Doppi ex? Ce ne sono alcuni, io vorrei ricordare colui che in quegli anni 20, qualcuno dirà ma cosa sta dicendo quello lì, sta dicendo, fa parte della storia, anche quel giocatore che nomino, perché no? Paroni. Paroni era un centromediano allora e sino all'inizio degli anni 40 il centromediano agiva davanti ai terzini a ridosso del centrocampo, in pratica era il regista arretrato nel famoso modulo prima che venisse avanti il sistema e quindi era un giocatore fulcro della squadra, ma oltre a essere fulcro era bravo che il Verona portò via da Udine, gli garantì un lavoro,
sai, quella volta trovare lavoro subito dopo la guerra, la prima guerra mondiale, non era facile. Prima della prima guerra mondiale, e quindi non era facile. E dopo Paroni, che andò a Verona, a proposito di guerra, perì purtroppo nella prima guerra mondiale sul fronte nel Carso. Io ricordo anche Molnar ha girato l'Italia, vuoi che non abbia girato anche vuoi a Verona? Vuoi che non fosse a Verona? Anche a Verona Molnar. Perché io vedo, Guido, guardando quelli che hai enumerato tu, molti allenatori. Sì, molti allenatori. Ex, molti allenatori, da Bagnoli in poi. Guidolin che ha giocato, Guidolin ha giocato nel Verona, non ha mai allenato il Verona. No, giocatore. Giocatore. Bagnoli che ha allenato il Verona. Il Verona e ha giocato, nell'Udinese. In due periodi, a fine anni 50 e poi nel 67-68 era compagno di squadra di Giovanni Galeone. C'era anche Muzio, centravanti Muzio. Vedo poi per esempio Adriano Fedele, Arcadio Spinozzi, sempre come allenatori. Mandorlini. Malesani ha fatto l'allenatore di entrambe le squadre. Mandorlini ha fatto il giocatore, era giocatore dell'Udinese a fine anni 80, inizio anni 90. E poi ha allenato il Verona, inizialmente bene, Io ricordo quando venne qui il Verona e diede una lezione all'Udinese 3-1, stiamo parlando di 4 anni fa. È vero. Poi 5. Bortoluzzi, Ventura, Oddo stesso. Oddo che ha giocato anche Oddo con il... Baroni. Sì, voglio dire giocatori, ma anche che ce li ricordiamo adesso. Franzotti, il Pelé Nero, come era considerato, Franzotti, Ginulfi che era... il cognato di De Sisti. Del Neri. Ecco, Del Neri è stato allenatore di entrambe le formazioni, oltre che giocatore dell'Udinese Calcio. E adesso, giusto per dire uno che ci troviamo contro, Verre. Faraoni. Sta rendendo al top. Io non ho mai visto Faraoni importante nell'economia di gioco del Verona. Badu dall'altra parte, esatto. Tra le altre cose. C'è anche Badu, il povero Badu. Vediamo come starà e quanto sarà utilizzato. Io ricordo colui che è stato troppo facilmente dimenticato, vittima dell'AIDS, che era il portiere Giuliano Giuliani. Tutti grande hanno, portiere. Hanno, sai come è fatta la società, no? Quando si muore di certe malattie si tende a dimenticare il più velocemente possibile il personaggio, in questo caso Giuliani. Giuliani è stato, ve lo posso assicurare, grande portiere nel Verona, ha contribuito alla promozione dell'Udinese in B, quindi stiamo parlando del 91-92, era con Scoglio e Scoglio, ricordo, aveva grande fiducia in lui, ma era già minato dalla malattia e la sua ultima apparizione avvenne nella prima gara del torneo 92-93 in Serie A, allenatore Bigon contro l'Internazionale Udinese 2, Inter 1, e si lacerò il crociato anteriore in un'uscita volante ardimentosa, come si dice in gergo, quasi al limite dell'area, un volo incredibile, cadde male, si ruppe, si lacerò e non si fece mai operare. E ricordo quella volta che 3-4 mesi dopo veniva lui al Moretti, ci chiamava e con lui ci chiamava il suo procuratore per dire: guardate che Giuliani, o lui diceva io sono guarito, e il suo procuratore diceva è vero, si metteva in porta, gli facevano tiri da tutte le posizioni, lui dimostrava tutta la sua abilità. Ma il medico sociale dell'Udinese diceva non date retta, perché se uno ha lacerato completamente il crociato, o si opera o non può fare l'atleta. E non giocò più il signor Giuliani, che morì, mi sembra, 3 anni dopo. Una storia molto, molto triste. Guido, velocissimi, che abbiamo già sforato, che partita ti aspetti? Ti faccio una premessa. Che bestia è il Verona di oggi? È una squadra
che va presa con le molle e con cui va giocato, a mio avviso, una partita di grande attenzione, perché al di là dell'ardimento, al di là della centrifuga che le squadre di Juric, modello Gasperini, vanno a proporti, è una squadra che è molto impermeabile. Considerate che la Juventus, tra andata e ritorno, ha calciato verso la porta veronese soltanto 6 volte, 3 a partita. Questa è la premessa. La premessa tua non fa una grinza, la premessa tua dice che per l'Udinese sarà una gara dura. Io aggiungo che lo sarà anche per la formazione scaligera. Certo. E non scordiamoci che è vero, l'Udinese ha perso 3 volte nelle ultime 4 gare per poi conquistare domenica scorsa un punticino a Brescia. Quindi i numeri condannano l'Udinese. Ma l'Udinese, se vogliamo, d'accordo, ha commesso marchiani errori, ma col Milan, con l'Inter, ha giocato alla pari. Ha giocato alla pari con l'Inter per un tempo, per 60 minuti. Non vedo perché non possa giocare alla pari del Verona. No, perché no? Se evita i marchiani errori. Fatto. Certo, certo, sono d'accordo. Non so, questi incredibili, inspiegabili blackout difensivi. Certo. L'Udinese, secondo me, non perde. Si possono sbagliare i gol, per l'amor di Dio. Però non devi perdere la partita. Esatto, questo è il fatto. Cioè, esatto. A Brescia il pari è stretto, ma comunque è sacrosanto. Almeno ma io avrei preferito 0-0, perché almeno oggi, come questa squadra che non ha concesso nulla al Brescia, ha sbagliato tutti quei gol, avrei preferito dire queste cose. Invece abbiamo dovuto dire in questi giorni, vittoria e il pareggio sicuramente meritato, abbiamo evitato la beffa, però quell'errore difensivo non ci doveva stare. Esatto, ecco. Esatto. Evitiamo i marchiani errori. Fischio d'inizio ore 12:30, Lunch Match Dacia Arena, iniziativa Porta un Amico. Vogliamo uno stadio assolutamente strapieno. Sarà. Assolutamente sì. Guido, grazie. Grazie a voi di averci accompagnato fino qua. Ci rivediamo, stessa ora, stessa rete, e continuiamo con i prossimi avversari dell'Udinese. Ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.